Credo che una, come dire, una comunità cristiana senza il rapporto con i poveri non è cristiana completamente. La diocesi di Bologna è una diocesi molto vivace dal punto di vista della solidarietà, grazie appunto anche ai fondi, ai dividendi, no, della FAC, che vengono utilizzati unicamente per la carità. I progetti sono nati, non dico da soli, però sapendo che c'è questa disponibilità, molti hanno fatto riferimento, per questo è nata una commissione che deve vagliarli. E le richieste sono di vario tipo, soprattutto anche come tramite la Caritas diocesana, per esempio, aiutare le Caritas parrocchiali per le famiglie che hanno bisogno, fanno riferimento ai centri d'ascolto della Caritas, soprattutto chi non ce la fa pagare l'affitto, le bollette o anche all'alimentazione. Un'altra cosa è anche che si è stato creato un tavolo per il lavoro in collaborazione con la città metropolitana di Bologna per aiutare le persone a trovare lavoro in collegamento con le aziende del territorio. Altri per la disabilità, per esempio. Molti dati per comunità terapeutiche, anche a comunità per carcerati, no? Dove finiscono il fine pena dentro la comunità, dove hanno lavoro anche esterno. Altri, per esempio, come nel luogo in cui siamo, la comunità si chiama Arca della Misericordia. Queste tre donne che hanno deciso di insieme di dedicare la loro vita per persone che avevano i bisogni più disparati e ad accogliere quelli che non accoglie nessuno. Loro hanno tre case di cui noi appunto stiamo finanziando una casa qui di fianco, dove diventerà un'altra casa che accoglierà altre 25 persone. Lo stile qual è? Quello di aiutare chi ha un progetto che ovviamente è pensato e sostenibile, dove noi andiamo anche a monitorarlo, cioè ci incontriamo con le persone, andiamo a vedere dove il progetto nasce e poi si segue anche il progetto mano a mano che gli step vanno avanti. Per cui questo ha creato un grande movimento, ma anche una responsabilità da parte nostra per fare in modo che gli aiuti vengano dati davvero e che siano dei progetti che abbiano una continuità.